All'avvio del nuovo anno scolastico in Friuli Venezia Giulia si susseguono polemiche e contestazioni sul trasporto pubblico già in tilt nella prima settimana. Vengono attribuite responsabilità alla giunta attuale e alla scelta di affidare il servizio ad una nuova società, l'Attundo di Lecce, che per il momento non è stata in grado di garantire un servizio adeguato. Diversi sindaci, come quello del comune di Campoformido, si lamentano che nonostante i numerosi tentativi di prendere contatto con la nuova società di trasporti e già la partenza dell'anno scolastico, mancano ancora documentazioni, mezzi di trasporto e soprattutto le certezze sull'erogazione del servizio nel rispetto delle regole di prevenzione e sicurezza. Il sindaco di Mereto ha segnalato che uno dei due mezzi consegnatoli non era funzionante e che l'altro, fornito successivamente, si presentava in condizioni precarie di igiene e pulizia. I rappresentanti sindacali e alcuni dipendenti dell'azienda Tundo, in altre città, avevano già denunciato una situazione pesante per molte famiglie, in special modo quelle con persone disabili, che erano impossibilitate ad accedere al servizio di trasporto. La Regione, a seguito di alcune segnalazioni da parte delle amministrazioni locali, aveva suggerito di coprire il disservizio durante le prime giornate di scuola con degli affidamenti in urgenza, per poi rivalersi sulla ditta Tundo in un secondo momento, soluzione che il sindaco di Treppo Grande ha considerato improponibile. La giunta Fedriga è stata accusata di responsabilità accertate in merito alle difficoltà attuali dei trasporti pubblici. Ma sappiamo che ci stiamo avvicinando alle votazioni per il referendum sul taglio dei parlamentari e alle elezioni comunali per alcuni comuni come Cividale del Friuli, Villesse, Varmo e Ovaro. Quindi colpi bassi e accuse saranno all'ordine del giorno in questo periodo in piena campagna elettorale per screditare ogni avversario politico. Attendiamo fiduciosi che per il bene degli studenti e delle loro famiglie il trasporto pubblico riparta al meglio. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Ben ritrovati cari amici con la seconda edizione di oggi della rassegna stampa in studio con voi Rosario Moreno. Regionali 2020, la Lega ci prova, la Toscana fa i conti con la storia, Giani il troppo tranquillo, Ceccardi fa la moderata, Livorno e non solo, Zingaretti e Salvini a caccia dell'ultimo voto sulla costa. 8 mesi dopo la vittoria di Bonaccini, la sinistra si ritrova a difendere di nuovo una regione storica. Salvini cambia strategia e non citofona, e la sua candidata fa sparire simboli e colori leghisti dai manifesti. Per Renzi è la madre di tutte le partite. Zingaretti sa che PD e governo rischiano, si presenta in 5 città in un giorno e si attacca a 2 baluardi, sia la sanità che le radici antifasciste. Lega l'accusa è riciclaggio, flussi di soldi fino a 50 milioni. Questo è il nuovo titolo di reato che irrompe nell'inchiesta sul caso Lombardia Film Commission e sui presunti fondi neri della Lega di Matteo Salvini. A far di conto sono circa 4 i milioni movimentati da persone vicine al Carroccio. Indagato per riciclaggio è Roberto Tradati che amministra la fiduciaria Fidirev. Recovery Fund, via libera dell'Europa, riforme per spostare il carico fiscale dal lavoro ad altre voci, senza effetti sulle entrate totali. E Bruxelles dice, oltre a individuare 7 aree prioritarie su cui puntare, ha chiarito, scusatemi, che nei piani di ripresa nazionali può esserci anche il taglio del cuneo, ma a patto che sia neutrale sul bilancio. Conte, nelle linee guida inviate al Parlamento, ha ricordato le raccomandazioni della Commissione europea e richiamano l'Italia ad una revisione della tassazione al fine di trasferire l'onere fiscale dalle persone alle cose.
Tornano i tifosi negli stadi, 1000 spettatori agli eventi sportivi all'aperto. Spadafora dice si parte dagli internazionali di tennis a Roma. Il governo ha deciso per un prima via libera a livello nazionale. Il pubblico ci sarà alle semifinali e finali del torneo in corso al Foro Italico. Attesa per capire cosa decideranno i club di Serie A, il ministro dello Sport ha detto primo passo verso ritorno alla normalità. Ok, solo a eventi che rispetteranno scrupolosamente le regole. Il presidente della FIT dice lo ringrazio, grande onestà intellettuale. Israele è il primo paese al mondo a tornare in lockdown. Da oggi le scuole, alberghi e centri commerciali chiusi per almeno 3 settimane. Il paese si ferma a partire dalla festa del Rosh Hashanah, il capodanno ebraico. Le scuole al momento rimarranno chiuse solo per una settimana. I cittadini potranno allontanarsi dal domicilio per un massimo di 1000 metri. La garanzia pubblica italiana dà 1 miliardo di dollari per trivellare l'Artico. Un documento confidenziale svela i progetti di ricerca di gas russo. Sta prendendo forma il progetto di estrazione di gas liquido nel nord della Russia. Un pool di compagnie, tra cui la Saipem, e di finanziatori come Intesa San Paolo, per rendere Mosca leader nell'esportazione di GNL. Investimenti italiani potrebbero ottenere la garanzia pubblica di SACE. Rischio perdite con petrolio sotto i 28 dollari. Cari amici, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.